Il progetto Tapum ha due anime, un'alpinistica e un'escursionistica. Nei prossimi giorni partirà da Trento il secondo parte del cammino della memoria di Tapum. Il primo è partito alla fine di agosto dai laghi di Cancano, Bormio. A Trento invece partirà un secondo staff composto da due civili e due militari che in 35 giorni andrà a ricongiungersi con il gruppo iniziale alpinistico a Re di Puglia per poi arrivare insieme a destinazione finita a Trieste. L'idea di fare un cammino della memoria suddiviso in due percorsi, un alpinistico e un escursionistico, ha prodotto anche l'idea di fare come in vari cammini già esistenti in Europa, oggi 29, di proporre un trentesimo cammino che riguardi come struttura, come a Santiago, come quello di San Francesco, come la Francigena, una sorta di passaporto di viaggio, una credenziale che possa, tramite rifugi, tramite piccoli bed and breakfast, creare una rete di alberghi, di strutture per eventuali pellegrini o comunque camminatori che vorranno affrontare anche loro in un futuro un cammino che possa venire aperto a un pubblico, non solo a una spedizione come la nostra.